Teramo, ambasciatrice abruzzese della moda nel mondo a Varsavia, grazie allo stilista teramano Filippo Flocco. Flocco sarà infatti ospite in rappresentanza dell'Italia nell'Istituto Italiano di Cultura di Varsavia, dove parteciperà ad un confronto sulle ultime tendenze della moda italiana e polacca. Ambasciatore della moda italiana a Varsavia, beh, una bella soddisfazione. Una grande soddisfazione, all'inizio l'avevo presa così come un'onorificenza e basta, poi sulla base di rapporti che si sono creati invece con brand internazionali che hanno riscoperto il territorio, abbiamo iniziato a ricevere come ufficio stile, mi riferisco, tanti inviti, difatti siamo praticamente nel mondo da ora fino a tutto dicembre a rappresentare quello che facciamo, raccontare la nostra storia. L'evento di Varsavia, organizzato dalla giornalista di moda Eva Bardadin, rientra nelle celebrazioni per i 100 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Polonia. Cosa succederà a Varsavia? A Varsavia la stilista, giornalista di moda, fashion blogger Eva Bardadin, che mi ha invitato, ha creato all'interno del Centro della Cultura Italiana un evento importante dove si parla di moda e arte, ma soprattutto dove avrò il piacere di vedere giovani stilisti, oltre che la sfilata di un italiano importante che è Nino Lettieri, che fa alta moda. E quindi saranno delle mode non a confronto ma quantomeno coordinate, compatibili, perché noi speriamo che da questi incontri poi si possano sviluppare e ritornare a rimettere in atto dei rapporti che già esistevano da 80 anni con la Polonia. Quindi. Filippo Flocco è uno stilista teramano che però lavora per grandi brand internazionali. Sì, adesso sì, nel senso che ho iniziato a riportare soprattutto le produzioni qui in Abruzzo, cerco di lavorare per me perché poi la parte più divertente è quella creativa libera che continuo a fare nel mio atelier a livello proprio manuale, sartoriale, perché è quello poi che piace come storytelling, no? Quando racconti quello che fai. E poi ci sono i grandi brand che hanno riscoperto delle aree affidabili, noi abbiamo una grande tradizione di Fason e quindi come fasonisti al momento diciamo che ci scelgono con piacere, speriamo di far evolvere anche il settore, nel senso che dandogli pure una testa al Fason probabilmente si riescono a fare anche delle produzioni proprio create, concepite, distribuite, internazionalizzate dall'Abruzzo nel mondo.